Già nell'Agricola, Tacito si era mostrato sensibile al tema della repressione del dissenso intellettuale e dei libri che ne sono il veicolo. Non a caso la biografia del suocero iniziava con il ricordo del rogo cui erano state sottoposte le biografie di alcuni oppositori del Principato e della persecuzione scatenata contro i loro autori. Il tema ritorna negli Annales a proposito della vicenda dello storico Cremuzio Cordo. In che periodo si colloca la vicenda? Chi era Cremuzio Cordo e quali erano i capi d'accusa contro di lui? La vicenda si colloca durante il regno di Tiberio nel 25 d.C., regno in cui non si ricostituì quel clima culturale che aveva caratterizzato l'età augustea e che aveva creato condizioni favorevoli per la nascita di capolavori letterari come l'Eneide. La mancanza di una personalità come Mecenate, in grado di organizzare la cultura intorno al centro del potere, non permise, inoltre, di far rivivere quello spirito di collaborazione tra intellettuali e princeps. C'erano da un lato pochi scrittori come gli storici Velleio Patercolo e Valerio Massimo che manifestavano il loro consenso con eccessiva arte adulatoria, dall'altro molti letterati che esprimevano il loro dissenso non solo nei confronti dell'imperatore e dei suoi potenti collaboratori, ma in alcuni casi anche verso l'istituzione del Principato. Influenzato da Seiano, prefetto del Pretorio e vera e propria eminenza grigia del Principato, Tiberio ordinò di applicare contro gli scrittori che lo avversavano le leggi inerenti il reato di lesa maestà, ossia la lesione della dignità e della grandezza del popolo romano e della persona del princeps. Tra gli incriminati anche lo storico Aulo Cremuzio Cordo, autore, sotto il titolo di Annales, di una storia delle guerre civili sino ai tempi di Augusto. 3. I capi di imputazione, secondo la testimonianza di Tacito. La pubblicazione degli Annales, l'elogio del cesaricida Marco Bruto e la definizione dell'altro cesaricida Cassio come ultimo dei Romani. È proprio quest'ultima l'accusa più grave. Viene per la prima volta considerata reato un'azione in sé non criminosa, come la laudatio di due uomini politici, anche se l'elogio dei cesaricidi comportava l'implicita condanna della loro vittima, Cesare, e conseguentemente di Augusto e del Principato. Un novum crimen, insomma, che appare più come un provvedimento ad personam, volto a reprimere il dissenso da parte non tanto e non solo del princeps, ma soprattutto del suo potente collaboratore Seiano. Il collegio di accusa era infatti formato dai clienti del potente prefetto del Pretorio. L'opera di Cremuzio fu condannata alle fiamme e l'autore spinto al suicidio. Alcune copie degli annali furono salvate per merito della figlia Marcia e per concessione dell'imperatore Caligola, l'opera, purgata probabilmente dei passi più audaci, fu rimessa in circolazione. Tacito non è l'unica fonte sulla vicenda dello storico. Abbiamo resoconti dettagliati anche nella Consolatio ad Marciam di Seneca e nella Storia Romana di Cassio Dione.